Buongiorno ragazzi, io lo sapete, sono su YouTube per dire tutto quello che mi frulla in testa, perché non ho copioni da riportare, non ho linee da riportare, non faccio parte di nessun regime. Ho provato a far finta di nulla ieri sera, ma vi dirò di più, mi sono riguardato anche la partita fino alle 2 di notte. Io devo dire una cosa, il tifoso dell'Inter, Frosinone, Empoli, Verona, Cagliari, ragazzi, vi chiedo scusa, io ieri mi sono vergognato. Io da tifoso interista, dopo quello che ho visto ieri, mi sono vergognato. Per me la festa scudetto finisce qui, non ho più nulla da festeggiare, ho già festeggiato, anche se guardati la verità, io non ho problemi a dirtelo a te che mi attacchi. Guarda, io non sono riuscito a godermi nemmeno la seconda stella più di tanto per tutte le vicissitudini che ha l'Inter, da quella specie di presidente che non mette un euro e con un prestito vuole ripagare un debito, a tante altre cose che non mi piacciono, a Cuadrado che salta, a Cuadrado che salta, chi non salta bianco nero, cioè quelle sono cose vergognose e ridicole secondo me. Anche quella è un'altra roba, mi ha fatto schifo vedere Cuadrado che salta, chi non salta bianco-nero è un giocatore in un anno, ora le dico tutte perché mi avete rotto i coglioni, un giocatore che in un anno a malapena ha giocato mezz'ora per prendere Cuadrado, caro Marotta, avete mandato via Bellanova, avete speso 3 milioni di prestito, non l'avete riscattato a 7 e ne avete spesi 6 per Cuadrado, perché a 3 milioni di ingaggio a casa mia sono 6 milioni lordi. Siete andati dal Bologna a prendere Arnautovic, che ora ve lo metterete sui coglioni. Arnautovic a 10 milioni di cartellino, 3 milioni all'anno. Avete preso dei parametri zero che Klaassen ha ripreso Sensi, cioè quindi bisogna dirle queste cose. Ma perché ti dico queste cose? Perché hai visto che ieri l'Inter non ha onorato lo sport per come la vedo io. Ieri lo sport dall'Inter è stato offeso, non è stato onorato, perché per come la vedo io non siamo scesi nemmeno in campo e non abbiamo avuto rispetto di quelle squadre che stanno lottando per la salvezza. Ma poi non lamentiamoci se vengono a romperci i coglioni, Marotta, Righe e via discorrendo, perché te, con una partita del genere, la gente non aspettava altro innanzitutto di vedere un Inter che non battaglia in campo e che gioca, sì, come se stesse gestendo un allenamento del giovedì. Non aspettavano altri i nostri avversari. Se ti rompono i coglioni, poi fanno bene, perché te non puoi, no, non puoi scendere in campo in quelle condizioni lì. Ma già dalla formazione si era capito, no? Che non era una partita vita mia, morte tua, cioè si era già capito. I festeggiamenti, lo scudetto, tutto quello che ti pare, ma te quando scendi in campo almeno prova a giocare a calcio. Nel secondo tempo, se arrivavamo in aria, tornavamo indietro. Cioè, io mi sono vergognato ieri, te lo dico. La prestazione di ieri offende anche tutti gli interisti che hanno sofferto nel 2022, attenzione. E non vi dico quanti messaggi mi sono arrivati, perché mi sono arrivati tantissimi messaggi, cioè Giuseppe, se alla fine Sassuolo con questi 6 punti si dovesse salvare, io allora voglio che oltre a Zhang se ne vadano anche i dirigenti, addirittura, cioè i tifosi interisti, soprattutto quelli come me, sono imbestialiti. Non ho problemi a dirtelo, io ieri sera dopo la partita ho provato a sdrammatizzare, a fare finta di nulla, ma no, non mi sta bene. Io mi vergogno per la partita di ieri. Io da interista mi vergogno e chiedo scusa. Alle squadre stanno lottando per salvarsi, perché non si può vedere giocare una squadra in quella maniera. Ora te pensa se con il Frosinone si vince 4-0, allora sì che puoi scoppiarsi, lo capisci? Non puoi giocare in quella maniera. Avete dato la prima rata a Frattesi, ma perché io prima della partita? Io prima della partita, io sono un tifoso da poltrona come te. Io non sono nessuno, io non sono uno youtuber, io sono un tifoso da poltrona come te. Ho detto, questa è una partita da vincere, è la più importante,
l'ultima partita importante rimasta, perché se non la vinci verrà fuori un putiferio, ed ora è venuto fuori un putiferio, indagini addirittura, indagate, lo vedi che casino è venuto fuori? Cioè, ma che roba è questa? Oh, ragazzi, cioè, ma ripigliamoci, qui bisogna giocare fino all'ultima partita, te devi onorare lo sport, te non puoi giocare così. Allora metti la primavera, cioè se devi giocare in questa maniera qui, non mi sta bene. Mi sta bene, io ragazzi, io certe cose, cioè, allora Lazio, meno male la Lazio si doveva fare da parte, eh. Guardate la Lazio a Roma tanti anni fa, i gol di Simeone si dovevano fare da parte, allora... È quello lo sport, no? Si gioca fino. Non me ne frega un cazzo, non concorro in nulla, non ho nulla da vendere. Io mi gioco la partita, è questo lo sport. Sono questi i valori dello sport, non lo schifo che abbiamo visto ieri sera. Poi da lì si sta aprendo un mondo, quello ce l'ha con Zang, quell'altro ce l'ha con Marotta, non, cose mi hanno scritto di tutto, cose che all'Inter non si erano mai viste, siamo pieni di gobbi. E incomincia un bordello tra interisti, tra gente che ci attacca, ma ce la siamo cercata noi ieri, ragazzi. Non siamo scesi in campo. Vogliamo far finta di nulla? No, qui non si fa finta di nulla, va bene? Qui non si fa finta di nulla, qui si dice la verità, va bene? Piaccia o non piaccia? Ciao, Inter.